L'anno è stato molto fruttuoso, il servizio si è affermato come servizio regionale, che era l'obiettivo. Aver fatto in poco più di un anno 7.000 visite, aver visto migliaia di pazienti, molte fuori regione, quindi attestando la qualità, insomma, tutti quelli che erano gli obiettivi che ci siamo dati sono stati raggiunti. La crescita diventa un fatto naturale, perché nel riconoscimento del ruolo del servizio di questa struttura, attraverso le innovazioni tecnologiche necessarie, gli spazi che si offrono, si continuerà sempre più in maniera chiara a offrire un servizio di grande qualità. Io penso a tutte le volte che mettiamo mano alle strutture, nelle trasformazioni necessarie nella sanità, c'è sempre il timore che si vada a finire verso chissà cosa. Qui la trasformazione è stata fatta nel modo migliore, si ha oggi una struttura territoriale di grande qualità, ma che porta con sé anche oggetti preziosi, come questa piccola struttura che lavora a servizio dell'intera regione. Segnando quindi come è possibile avere appunto qualità nella sanità, coprendo tutti gli ambiti, tutti gli aspetti che la riguardano. Il dibattito politico si ferma solo agli ospedali per acuti, che sono una parte, diciamo, dell'intero sistema. Qui si vede come il resto del sistema è in grado di dare grande qualità e penso una risposta estremamente efficace a chi si rivolge a queste strutture. Il tema dei punti nascite difficilmente si andrà a modificare, però è chiaro che andando verso la struttura nuova rispetto a quella attuale si potranno fare anche valutazioni di caso. Teniamo conto che anche il Salesi sta andando verso la direzione di un nuovo impianto, gli investimenti lì riguardano sia torrette per la sistemazione un'ala che nuovo ospedale. Quindi sarà un percorso che verrà monitorato. Il fatto più rilevante è quello di aver messo insieme anche in questo caso strutture per acuti, perché l'altra strategia principale è di poterlo fare strutture nuove in posizioni ancora più agevoli in termini di raggiungimento, migliorando il servizio da tutti i punti di vista. Poi quello che si colloca dentro sta in questo quadro regionale. Per esempio il servizio di cui parliamo oggi ce n'è uno per tutta la regione. Altri servizi andranno sempre più tarati sulle esigenze di carattere più generale. Non sarà la moltiplicazione dei panni e dei pesci per dare a tutti qualcosa che poi non funziona. Dobbiamo avere la consapevolezza che su servizi di alta qualità ce ne vuole il numero giusto. Se nelle Marche c'è un'unica cardiochirurgia e questa oggi nel podio nazionale, è perché si è fatto la scelta, chiamiamola più tecnica, meno politica, in senso deteriore, di metterne magari un paio, facciamo contenti più territori, ma avremmo avuto due strutture di modesta, diciamo al limite della sostenibilità, avendone fatto una sola con i suoi 1.400 interventi da grande qualità. Ecco, quindi nella distribuzione dei servizi si terrà conto di questi aspetti.